147. Salmo 147. Alleluia, Signore. Parla ai nostri cuori, Signore. Lodate il Signore, perché è cosa buona salmeggiare il nostro Dio, perché è cosa dolce e la lode si addice a Lui. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raccoglie i dispersi di Israele, Egli guarisce chi ha il cuore spezzato e fascia le loro piaghe, Egli conta il numero delle stelle, le chiama tutte per nome. Grande il nostro Signore, è immenso il suo potere, la sua intelligenza è infinita. Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa gli empi fino a terra. Cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra il nostro Dio, che copre il cielo di nuvole, prepara la pioggia per la terra e fa germogliare l'erba sui monti, e gli dà il cibo al bestiame e ai piccini dei corvi quando gridano. Egli non si compiace del vigore del cavallo, né della forza delle gambe dell'uomo. Il Signore si compiace di quelli che lo temono, di quelli che sperano nella sua bontà. Celebra il Signore, o Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, perché Egli ha rinforzato le sbarre delle tue porte, ha benedetto i tuoi figli in mezzo a te, Egli mantiene la pace entro i tuoi confini, ti sazia con frumento scelto, Egli manda i suoi ordini sulla terra, la sua parola corre velocissima, Egli manda la neve come lana, sparge la brina come cenere, Egli getta il suo ghiaccio come a pezzi, e chi può resistere al suo freddo? Egli manda la sua parola e li fa sciogliere, fa soffiare il vento e le acque corrono. Egli fa conoscere la sua parola a Giacobbe, i suoi statuti e i suoi decreti a Israele. Egli non ha agito così con tutte le nazioni, e i suoi decreti esse non li conoscono. Alleluia. Amen, amen, accomodatevi. Questo salmo dall'inizio alla fine è un incoraggiamento a lodare il Signore. Amen. Come abbiamo iniziato questo culto? Alleluia, di lodare il Signore assieme agli angeli. Alleluia, di innalzare le lodi di Dio. Così questo salmo ci incoraggia a lodare il Signore continuamente. Difatti il primo verso dice: lodate il Signore perché è cosa buona salmeggiare al nostro Dio, perché è cosa dolce e la lode si addice a Lui. Il verso 7 dice: cantate al Signore inni di lode, salmeggiate con la cetra il nostro Dio. Il verso 12 dice: celebra il Signore, o Gerusalemme, loda il tuo Dio, o Sion. E poi si conclude questo salmo con la parola per eccellenza che esorta a lodare il Signore. Alleluia! Amen! Lode a Yahweh, lode all'Eterno, all'unico vero Dio. Questo è il significato della parola alleluia. Alleluia, un invito, dicevo, quindi è un incoraggiamento a lodare il Signore, pensando a tutto quello che il Signore compie in favore. Dice il verso 11, a me incoraggia molto anche il verso 10, che dice che il Signore non si compiace della forza delle gambe dell'uomo. Meno male, ogni volta che lo leggo ci penso e dico: meno male, gloria a Dio. Però dice: il Signore si compiace di quelli che lo temono, di quelli che sperano nella sua bontà. Gloria a Dio. E noi siamo tra quelli che lo temono e tra quelli che sperano nella sua
bontà, vero fratelli? E questi interventi quindi che il Signore compie in favore di coloro che sperano nella sua bontà vengono elencati in questo salmo. Questo salmo, incoraggiandoci a lodare il Signore, non ci nasconde però che attraverseremo momenti di dolore, momenti di sofferenza, di difficoltà. E ci incoraggia per questo, forse per questo ripetutamente, incoraggia il suo popolo a lodare il Signore. Perché anche quando arriveranno quei momenti o quei periodi della nostra vita, noi possiamo ricordare questa esortazione e possiamo in cuore nostro continuare a lodare il Signore. Come abbiamo cantato, benedici anima mia il Signore, sia nei giorni belli e sia nei giorni difficili, in tempi difficili. E soprattutto i versi 2 e 3 raccontano di questi tempi difficili, raccontano del dolore che può attraversare un figlio di Dio, che può attraversare il popolo del Signore, che possiamo attraversare anche noi. Difatti dice in questi versi che il Signore ricostruisce Gerusalemme. E perché ricostruire se significa che qualcosa è stato distrutto? E dice ancora che il Signore raccoglie i dispersi di Israele. E perché li raccoglie? Perché qualcuno si è disperso. Amen. Dice che il Signore guarisce chi ha il cuore spezzato. Gloria al nome del Signore. Questa guarigione profonda del nostro cuore. Quando la delusione, forse il dolore spezza il nostro cuore, il Signore interviene, dice questa parola, per guarire. E poi, infine, dice ancora che il Signore fascia le loro piaghe. Amen. Non solo un intervento fisico, ma anche quelle piaghe spirituali o dell'anima che possiamo avere dentro di noi. Il Signore guarisce fisicamente, ma sa anche lenire i dolori più profondi. Sa anche entrare dove gli altri non sanno e fasciare quel dolore, quella piaga che si era creata. Alleluia. Qualche giorno fa, leggendo questo salmo, sono stato però toccato dal verso seguente, dal verso 4. Pensate che non l'avevo neanche sottolineato. Adesso sì, è sottolineato. Egli conta il numero delle stelle, le chiama tutte per nome. Gloria a Dio. Alleluia. Credo che il verso 4 sia il centro di questo salmo. Forse non è uno di quei versi più esplosivi che leggiamo nella Bibbia. Però ho notato anche la sua posizione. Perché guardate, nella Bibbia non c'è nulla a caso. Nessuna parola è scritta a caso, nessuna parola è superflua, ma neppure le posizioni in cui sono scritti questi versi non sono a caso. La posizione del verso 4, che viene subito dopo i versi 2 e 3, che potremmo chiamarli i versi del dolore, i versi dove qualcosa si è distrutto, qualcosa o qualcuno si è disperso,
dove un cuore si è spezzato, dove una piaga ci ha ferito. In quei momenti, quei periodi a volte della nostra vita che sono descritti con queste semplici parole, potremmo chiamarli i versi del dolore, il percorso del dolore, il tragitto del dolore. Ma poi se guardate al verso 5 c'è invece il verso della grandezza di Dio. Grande è il nostro Signore, è immenso il suo potere, la sua intelligenza è infinita. Guardate il percorso del dolore, i versi del dolore, e poi al verso 5 il verso della grandezza di Dio. Però non a caso, fratelli, non a caso, oggi predico di qua, che così il sole non mi dà fastidio. In mezzo al percorso del dolore e al momento in cui vediamo nella nostra vita la grandezza di Dio, fratelli, c'è in mezzo questo verso, il verso 4. Egli conta il numero delle stelle, che è un invito, fratelli, a rialzare lo sguardo verso il cielo. Amen. È proprio quello che si chiama la chiave di svolta. Questo verso 4 l'ho visto proprio come una chiave di svolta, proprio in quella posizione, messo lì per incoraggiarci a rialzare il nostro sguardo. Perché quando attraversiamo non solo momenti, ma anche periodi di dolore, di sofferenza, subentra lo scoraggiamento. Il nostro sguardo è abbattuto. Siamo scoraggiati, quasi vinti. Ma ecco che questa parola ci incoraggia a guardare in alto e a realizzare che il nostro Dio è colui che non solo tiene il conto di tutte le stelle, ma perfino, dice, le chiama una ad una per nome. Gloria al nome del Signore. Non solo le conta, ma anche le chiama per nome. Alleluia, gloria a Dio. Alleluia. Fratello, sorella, come può il Signore dimenticarsi di te? Come può? Come può dimenticarsi di te? Se tiene in mano l'universo, conta tutte queste stelle che a noi sembrano infinite, ma non sono infinite. C'hanno un numero. E Dio lo conosce. E non solo conosce questo numero, conosce il nome che Lui ha dato a ciascuna di esse. Pensate, gloria a Dio. E se Dio chiama per nome degli elementi inanimati, che non hanno vita, sì, sono belli, punteggiano le nostre notti, ma non hanno vita in sé. E la loro fine, dice la Bibbia, che presto passeranno stridendo e si scioglieranno sul fuoco finale in cui tutto l'universo, tutta la materia e l'energia dell'universo si infiammerà e consumerà ogni cosa. Ma fratello, sorella, ma se Dio chiama per nome dei pezzi di roccia pur brillanti, come puoi pensare che si sia dimenticato di te? A me, non puoi.
Non puoi pensare che Dio si sia dimenticato di te. Alleluia. Egli conta il numero delle stelle. Un incoraggiamento, dicevo, ad alzare lo sguardo. E non è singolare nella Bibbia questo incoraggiamento, perché troviamo altri passi dove Dio nella sua parola incoraggia ad alzare lo sguardo. Alleluia! Un passo bellissimo in Genesi 15, dove Dio si rivolge ad Abramo e gli dice: non temere, Abramo, io sono il tuo Dio e la tua ricompensa sarà grandissima. Abramo disse: Dio, Signore, che mi darai? Perché io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Pensate, in questo momento, capitolo 15, doveva ancora nascere Ismaele. Che rimase in casa d'Abramo circa fino a 15 anni, fino alla nascita del figlio promesso, Isacco. Quindi dall'uscita, facendo dei conti ovviamente approssimativi, col beneficio di inventario, dall'uscita dal suo paese in obbedienza a Dio erano passati circa 10 anni. E 10 anni, quando 10 anni fa Dio gli aveva promesso: io ti darò una discendenza, ma erano passati 10 anni. E dalle parole di Abramo si denota non solo lo scoraggiamento, ma anche la rassegnazione. Che mi darai, Signore? E poi disse: tu non mi hai dato discendenza. Ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Oh, che parole di scoraggiamento e di rassegnazione esprime Abramo al Signore. Ma poi Dio parla ancora ad Abramo e gli dice: questi non sarà tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori. Perché chissà dov'era, forse era nella sua tenda, seduto col capo chino, abbattuto, triste, scoraggiato. L'unica cosa che guardava era la terra. Ma Dio lo chiamò fuori, lo condusse fuori e gli disse: guarda il cielo e conta le stelle, se le puoi contare, tale sarà la tua discendenza. Gloria a Dio. Alleluia. Stamattina, quando mi stavo preparando su questo messaggio, una sorella mi ha scritto, mi ha chiesto di pregare per lei. Era scoraggiata, rassegnata, quasi vinta dallo scoraggiamento. E a volte, fratelli e sorelle, facciamo l'errore di dare più ascolto allo scoraggiamento che Satana ci dice, piuttosto che alle promesse che Dio ci ha fatto. A me. Satana vuole vederci vinti, scoraggiati, abbattuti, lì, fermi, immobili, a guardare verso terra. Ma il Signore gli dice ad Abramo: guarda il cielo, alza lo sguardo, guarda verso le stelle. Alleluia! Le mie promesse sono fedeli. Alleluia! Gloria al nome del Signore. Quando ti senti rassegnato e sconfitto,
ricordati, Dio ti dice esci da quella condizione, smetti di guardare per terra, alza lo sguardo, guarda verso il cielo, pensa che colui che ha creato queste stelle le conta, le chiama per nome, è il tuo Dio, egli è fedele. Alleluia, alleluia. Poi il secondo passo è conosciutissimo, in Isaia 40. Anche qui Dio si trova davanti all'abbattimento del suo popolo. E dal verso 25 c'è scritto, è il Signore che parla al suo popolo e gli dice: a chi dunque mi vorresti assomigliare? A chi sarei io uguale, dice il Santo? Levate gli occhi in alto e guardate, guardate verso le stelle. Chi ha creato queste cose? Alleluia! Egli le fa uscire e conta il loro esercito, le conta una ad una. Le chiama tutte per nome. Gloria al Signore. Per la grandezza del suo potere e per la potenza della sua forza non ne manca una. Alleluia. Ma se Dio guarda le stelle, beh, Dio guarda le stelle così, perché Lui è sopra, e le conta e le chiama per nome, e per la sua potenza non ne manca una. Pensi che il Signore non stia guardandoti questa sera? Non stia guardando la sua Chiesa e vede chi manca e cerca di ricondurlo o di ricondurla nel posto che Dio aveva loro assegnato? Perché la volontà di Dio è che non ne manchi neppure una. Ma poi il Signore ancora continua: perché dici tu Giacobbe e perché parli così Israele? La mia via è occulta al Signore, al mio diritto non bada il mio Dio. Non lo sai tu, non l'hai mai udito, il Signore Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. Però qualche volta noi siamo proprio stanchi, stanchi. Delle volte quei versi 2 e 3 sono dei percorsi lunghi. Non passano soltanto pronunciandoli. Delle volte segnano degli anni della nostra vita. Delle volte segnano perfino il nostro cuore. Delle volte tracciano un solco profondo che ci toglie le forze per andare avanti. E ci sentiamo veramente stanchi, sconfitti. Ma il Signore dice ancora: egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. Fratello, sorella, Dio ci dice ancora oggi: levate gli occhi in alto e guardate nella vostra stanchezza, quando ti sembra che il percorso sia così difficile, alza lo sguardo verso il cielo, perché da Lui possiamo ricevere nuove forze per riprendere il cammino e per non arrenderci, come abbiamo cantato, proprio ora. Amen. Ma trovare nuove forze, perché il nostro Dio non si affatica e non si stanca. Ma non solo questo,
ma il nostro Dio dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. Alleluia, non riguarda solo Lui, ma ha cura di noi. Ci rialza, ci dà nuove forze. Gloria a te, Signore. Alleluia. E poi vado a concludere con l'ultima esortazione, almeno quelle che ho avuto in cuore io di condividere, che troviamo nel Vangelo di Luca, capitolo 21. Un'esortazione che viene da Gesù stesso, dove in questo verso, in questo capitolo profetico, che preannuncia le grandi distrette, le grandi difficoltà che caratterizzeranno con un crescendo graduale ma sempre più evidente i tempi che precederanno il ritorno del Signore. Gesù dice: ma quando queste cose cominceranno ad avvenire? E queste cose, fratelli e sorelle, hanno già da tempo cominciato ad avvenire. Amen. Alleluia. E Gesù dice alla sua Chiesa: quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi. La prima cosa che Gesù dice alla sua Chiesa, guardate, dice due cose: rialzatevi e levate il capo, ma la prima cosa è rialzatevi. Perché? Perché in tempo di risveglio e in ogni tempo, in ogni epoca, in ogni paese dove c'è stato un potente risveglio spirituale, la Chiesa ha influenzato il mondo, la società. Ma in tempi di tiepidezza è stato il mondo che ha influenzato la Chiesa. È stato il mondo che è entrato nella Chiesa. E molti della Chiesa hanno cominciato ad assomigliare a quelli del mondo, ad assomigliare nei loro comportamenti, nelle loro scelte, nella loro lista di valori, nella loro vita, nei loro pensieri. Il mondo ha allungato i suoi artigli anche dentro la Chiesa. E fratelli, lo scopo del mondo e di chi c'è dietro questo mondo, cioè il principe di questo mondo, è quello di tenerci schiacciati a terra, a volte scoraggiati, abbattuti, sconfitti, a volte sedotti, compiaciuti di questa vita, sedotti da questo mondo, sedotti, attirati dalle cose di questo mondo. Quanti credenti vivono più aggrappati a questa vita che verso il cielo? Per questo il Signore dice alla sua Chiesa oggi, più forte che mai: rialzatevi! Rialzati, Chiesa! Ritorna nella tua posizione retta! Rimettiti in piedi! Non sederti con gli empi!
non farti vincere, sconfiggere, gettare a terra da questo mondo. Rialzatevi, oh Signore, dacci forza per rialzarci, Signore. E una volta rialzati, Gesù dice, levate il capo. Alleluia. Guardiamo verso il cielo. Qualcuno dice che in questo momento dovremmo fare attenzione a dove ci metteranno sto microchip, a dove salterà fuori... No, Kingsley, ma... E quindi bisogna che stiamo sempre con lo sguardo lì. Non è così, fratelli. Noi dobbiamo guardare al nostro Re che ritorna, al nostro Signore che viene, che sta per venire e viene per liberarci. Rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Alleluia! Gesù ritorna. Alleluia! Alleluia! Signore, grazie, perché anche oggi, se qualcuno in mezzo a noi sta attraversando quei versi del dolore, quel percorso dello scoraggiamento, della sconfitta, quel percorso che forse ti ha atterrato, gettato a terra. Il Signore, attraverso questa parola, in maniera molto semplice, mette davanti a noi una chiave di svolta. Puoi dare una svolta alla tua vita. Dalla via del dolore puoi, e nella via del dolore puoi vedere la grandezza di Dio in tuo favore. Alleluia. Soltanto se, fratello, sorella, amico, amica, soltanto se oggi tu deciderai di alzare lo sguardo verso colui che tiene in mano le stelle, le conta, le chiama per nome, e riconoscere la sua potenza, la sua autorità, e cominciare anche nella tua via di dolore, di scoraggiamento, cominciare a lodare il Signore. Alleluia, perché Egli conta le stelle e quindi conosce il mio nome. Non mi ha dimenticato, sono prezioso, sei prezioso, preziosa agli occhi di Dio. Alleluia! Oh Signore, grazie. Vogliamo lodare il Signore, fratello. Ci alziamo in piedi. Vogliamo dire Signore, grazie. Alleluia! Ma quanto tempo... Come dicevo, questo salmo inizia e finisce esortandoci a lodare il Signore. Ma in mezzo quanto tempo passiamo, fratelli, quasi sconfitti, rattristati, scoraggiati. Quanto tempo veniamo privati di questa gioia di lodare il Signore, di questa libertà, di questo privilegio che abbiamo. Perché continuiamo a rimanere con lo sguardo verso terra. Fratello, sorella, ricordati che Dio ha creato l'uomo per guardare verso il cielo. L'essere umano è l'unica creatura creata da Dio per guardare verso il cielo.
Gli animali guardano sempre per terra. Gli angeli guardano sempre verso giù, sia quelli che sono su e sia quegli altri là che sono sottoterra, sconfitti dalla loro malvagità, guardano sempre abisso dopo abisso. Alleluia. Ma l'essere umano è stato creato da Dio per guardare verso il cielo. Non è normale che viviamo con il capo verso terra. Dio ha per noi preparato qualcosa di meglio. Alleluia. Ti ha chiamato per nome. Non sei solo un numero, che già tra 7 miliardi sarebbe già abbastanza. Ma non siamo solo un numero. Ti chiama per nome. Ti conosce per nome. Alleluia. Non si dimentica di te. Sa che stai attraversando quei versi di dolore, di scoraggiamento, di sconfitta. Ma proprio perché lo sa, oggi ti ha parlato, perché tu possa rialzare lo sguardo verso Cristo. Alleluia. E trovare vittoria, nuove forze, la fedeltà delle promesse di Dio. Alleluia. Il vigore spirituale di chi vince gli artigli di questo mondo e si prepara per il cielo. Signore, aiutaci. Gloria al tuo nome. Vorrei che chinaste il capo.